Facciamo questo video perché molti ci hanno chiesto di dire qualcosa sul catcalling. Il catcalling è quello che alcuni uomini fanno per strada per richiamare l'attenzione delle donne che ritengono attraenti o che ritengono meritevoli della loro attenzione. E viene fatto con frasi, apostrofi, versi di vario tipo. Sempre di più, in termini ricorrenti, questa cosa viene fatta passare come una forma di molestia, in alcuni casi addirittura come un reato, come una violenza. E questo avviene mano a mano che avanza l'idea, l'ipotesi di fare una legge che possa sanzionare questo tipo di comportamento. Ed è uno dei temi più forti che ricorrono all'interno del discorso di femministi e femministe e quindi inevitabilmente uno dei discorsi più mistificati che possano esserci. In particolare ci sono stati segnalati su questo tema eh, due video, uno di Marco Crepaldi e uno dei The Show. Noi ci occuperemo di eh, analizzare e di commentare questi due video. Essendo due video inevitabilmente questo nostro video sarà piuttosto lungo, ce ne scusiamo ma speriamo così di mettere una pietra tombale sul discorso. Ovviamente non mostreremo interamente i video di Crepaldi e di The Show, prenderemo gli spezzoni che secondo noi sono eh, significativi, cercheremo di farlo senza estrarli e eh, astrarli troppo dal loro contesto. In ogni caso metteremo la loro, il loro link nella descrizione se qualcuno poi vuole vederli nella loro interezza può farlo. Dunque iniziamo appunto dal video di Crepaldi che è quello che rimarrà comunque il nostro riferimento e vediamo lui inizia il suo video spiegando in qualche modo, dando una definizione di cos'è il catcalling e poi prosegue così. Questo tema, così come tanti dei temi femminili, è ampiamente coperto e dibattuto sulle pagine femministe o in generale nella comunicazione mainstream. E questo, lo ripeto, non è di per sé un male. Il fatto che i temi femminili trovino molto spazio oggi nella comunicazione mediatica. Io lo ritengo un bene, non penso che sia sbagliato parlare tanto di qualcosa. Il problema, secondo me, non sta tanto nell'intensità con cui vengono trattati i problemi, ma quanto nelle modalità con cui questi problemi vengono trattati. E bisogna stare attenti a non ingigantire, non trasfigurare, non mistificare i problemi, finendo poi per alterare la realtà e magari generando anche delle psicosi. Quindi secondo Crepaldi non ci sono problemi se la narrazione femminile, la chiama lui in realtà è una narrazione femminista, che sono due cose molto diverse, dilaga senza alcun tipo di contraddizione. L'importante, dice lui, è che non ci siano mistificazioni o esagerazioni perché altrimenti si creano delle psicosi. Il problema è che è proprio la cifra del discorso femminista, il fatto di essere esagerata e mistificata per creare delle psicosi generalizzate. Solo che Crepaldi queste cose... Non se la sente più di dirle. Perché voglio parlare di catcalling in questo video? Perché mi sono reso conto che, a differenza di altri temi femminili, molte persone non ne riconoscono la gravità. E ovviamente, tra queste persone ci sono soprattutto uomini. Me ne sono reso conto guardando durante una live Twitch un video dei The Show, dove appunto veniva fatto un esperimento che serviva per riuscire a dimostrare come il catcalling fosse diffuso e quanto fosse problematico. E durante questa live mi sono reso conto però che alcune persone che mi seguivano tendevano un po' a sottovalutare il fenomeno. Quindi secondo Crepaldi in tanti, forse anche tutti, non siamo abbastanza sensibili eh, a questo tipo di argomento che è, secondo lui è particolarmente grave. Lui trae questo senso di gravità, di emergenza, da un altro video che ha mostrato in una diretta Twitch che ha fatto che è appunto il video di The Show è il secondo video che noi eh, analizzeremo. Quindi apriamo qui una digressione, apriamo una parentesi per analizzare questo video di The Show che ha messo così tanto allarme, ha urtato così tanto la sensibilità di Crepaldi. Quindi partiamo adesso ad analizzare questo video dei The Show. The Show. Che musica tenebrosa, fatta apposta ovviamente. Dunque si annuncia che in questo video si è fatto una specie di esperimento sociale mandando in giro una ragazza per Bologna. Attenzione. Per un intero giorno, tenetelo in memoria perché tornerà dopo, eh, per vedere in quanti avrebbero fatto catcalling su, su questa ragazza. Dopo questo annuncio, le due annunciatrici, le due presentatrici, danno una definizione di catcalling prendendola dalla Wikipedia. Sentite bene cosa dicono. Il catcalling è l'atto di richiamare, fischiare o complimentare una persona in pubblico in maniera invasiva o sessuale. Ecco insomma che nella definizione di queste due presentatrici il catcalling diventa qualcosa di invasivo. Invasivo è una parola importante, una parola pregnante, indica qualcosa che opprime, qualcosa che eh, ti occupa, come l'invasore che occupa un paese. Eh, peccato che in realtà il catcalling non impedisce eh, azioni concrete di qualcun altro. Al massimo è invasivo dal punto di vista psicologico, ma non per tutti, lo vedremo. Uh, e poi dice che è denotato, connotato dal punto di vista sessuale, il che non è vero, Lo, negli stessi uh, casi che verranno registrati da The Show uno solo ha un connotato sessuale, tutti gli altri sono semplicemente commenti, quindi già qui c'è una generalizzazione imperniata sul sesso. Andiamo avanti. Ma purtroppo un gruppo di persone non ha gradito quello che stavamo facendo ed è arrivato addirittura da ad aggredirci. Ecco, qui emerge il vero centro del video, che non è il catcalling, ma questa aggressione che la troupe di The Show ha subito durante questo loro esperimento sociale e che occuperà la metà esatta, anche qualcosa di più, dell'intero video che hanno dedicato al catcalling. E non è casuale, l'obiettivo è creare una connessione eh, abbastanza anche evidente tra chi fa catcalling e chi fa violenza fisica, il che è assolutamente falso. Chi fa cat calling nel 99% dei casi è assolutamente innocuo. Butta lì una frasetta, butta lì un verso, ma non ha nessuna intenzione di aggredire o di usare violenza fisica. Però con questo trucchetto i the show creano questa connessione che se uno non ha gli strumenti per capire, eh, appunto, questo giochino abbastanza infame che viene fatto, ci casca e si crea questo collegamento automatico, ma ovviamente non è così. Proseguiamo. Prima di tutto vi presentiamo la nostra complice per questo nostro video. Sono Valeria, mi sono laureata appena in lettere, quindi adesso sto usando il mio tempo per scrivere articoli su queste cose. Dunque la complice è una laureata in lettere che attualmente passa il suo tempo a scrivere articoli femministi. È lecito chiedersi se non abbia qualche pregiudizio ideologico nel fare questo esperimento, ma proviamo a darle fiducia per il momento. Ma ah, tu hai già fatto un esperimento qua a Bologna, vero? Proprio la settimana scorsa ho deciso di fare una cosa, uscire in centro a Bologna di domenica pomeriggio e ho contato 123 persone che mi hanno fatto cat calling. <ride> Parla di 123 persone che l'avrebbero fatto cat calling in un giorno. Forse neanche Sharon Stone ai tempi d'oro avrebbe ottenuto un risultato del genere. Però cosa bisogna fare? Dobbiamo crederle, no? Believe woman, sorella, io ti credo, però noi siamo di un'altra parrocchia, noi no, noi non le crediamo. E d'altra parte lei non ha prove per portarci la dimostrazione che ha avuto 123 casi di cat calling, così come noi non abbiamo prove ma abbiamo indizi, abbiamo indizi che lei abbia raccontato una grossa panzana e li vedremo tra poco. Secondo una ricerca dalla Cornell University, l'84% delle donne subisce catcalling prima dei 20 anni e una bambina su 10 lo subisce prima degli 11 anni. Non siamo andati a verificare le statistiche citate dalle due presentatrici perché non ne avevamo voglia, ne vediamo fin troppe. Sicuramente sono statistiche di un certo tipo, ne parleremo alla fine del video. Quello che noi abbiamo per le mani in questo momento è una ricerca ufficiale dell'Unione Europea, in particolare della sua agenzia, la Fundamental Rights Agency dell'Unione Europea, che ha fatto proprio di recente, uscita nel febbraio 2021, una ricerca proprio sulle molestie e le violenze in tutti i paesi d'Europa. E guarda un po', l'Italia è ultima in classifica, è considerato il paese più sicuro d'Europa forse anche del mondo, eh, per quanto riguarda le molestie. Il tutto dopo aver intervistato più di mille donne italiane proprio su questo tema. Ripeto, poi andremo nel dettaglio su questa ricerca, diremo qualcosa di più. Quello che si può dire già adesso è che queste statistiche citate dalle due presentatrici, come le 123 casi di cat calling detti prima, sono probabilmente una sciocchezza. Ed è per questo che noi abbiamo deciso di realizzare questo esperimento, perché in fondo alle donne fa piacere o no? Ecco, queste battute ironiche non sono messe lì a caso, servono per far passare un messaggio ben preciso e il messaggio è tutte le donne indistintamente sono infastidite dal cat calling, il che non è vero. Ci sono alcune che sono sicuramente infastidite, altre che rimangono del tutto indifferenti, altre che sono compiaciute addirittura e magari ne approfittano e fanno pure bene. Ma adesso vediamo il primo caso che beccano di cat calling questi di The Show. Vediamo. Ah, tu pensi che faccia piacere a una donna questo? Certamente. Eh. Ovviamente no. Basterebbe invertire la situazione per renderla assurda. Dunque la laureata in lettere femministe dice che basterebbe invertire la situazione per renderla assurda. In parte è vero, ma i risultati sarebbero gli stessi. Se una donna facesse cat calling a un uomo o a più uomini otterrebbe quello che si infastidisce, otterrebbe quello che magari resta del tutto indifferente e quello che si compiace, esattamente come succede per le donne. La realtà è che la vera inversione del, degli esperimenti di Cat Colling sono gli esperimenti sulle gold digger, che in inglese sono quelle donne che si mostrano particolarmente eh, aperte, particolarmente disponibili, con quegli uomini che mostrano di essere detentori di un certo benessere, di una certa ricchezza. Cercate su YouTube i prank, cioè gli scherzi alle gold digger. Troverete tantissimi video, qualcuno lo linkeremo anche nella descrizione, e sono veramente significativi, e sono quelli la vera inversione degli esperimenti sul catcalling. In ogni caso adesso guardate bene come evolve il contatto con il primo catcaller individuato dai The Show. È molto importante, guardate che cosa succede. No! Ah direttamente a lei. Ecco, che cosa è accaduto? È accaduto che al cosiddetto molestatore si rivolge a una delle intervistatrici e gli contesta la sua azione. E lui cosa fa? Lui spiega in modo assolutamente oggettivo, io le ho fatto un complimento e, ed è indiscutibile che abbia fatto un complimento, non ha usato parole vol volgari, non ha usato espressioni violente, ha fatto un complimento. Quindi descrive una situazione assolutamente oggettiva e indiscutibile. A quel punto... Accade una traslazione, cioè questo piano oggettivo viene trascinato a forza sul piano soggettivo, come quando la presentatrice di The Show chiama eh, la complice e dice: Sentiamo lei cosa dice. Quindi non importa più qual è la descrizione oggettiva del fatto, ma sentiamo qual è la versione di questa singola persona. Si passa dall'oggettivo al soggettivo, che è come dire questo oggetto è sferico. Eh, però c'è qualcuno che potrebbe vederlo o percepirlo come cubico ho capito però resta sferico quello che ha detto il ragazzo è e rimane un complimento anche se l'altra persona l'ha percepito come qualcosa di fastidioso è qui uno dei meccanismi più eh, infami più malati più anomali del catcalling, cioè si ha una, una trasposizione forzata dall'elemento oggettivo a un elemento puramente soggettivo e questo attraverserà tutta quanta la narrazione che si farà sul catcalling e che noi contestiamo. Andiamo avanti. No, hai detto complimenti, cosa ha detto? Non c'è un'altra storia per farci... Mi hai dato fastidio? Oh, scusa per il fastidio, allora. Troppo, te... sei troppo bello, hai detto complimenti. Puoi pensarlo, ma non c'è bisogno che te lo dica. Ecco, qui è fantastico. Il ragazzo viene messo davanti al fatto che la complice è rimasta scossa dal suo complimento. E si scusa con grande tranquillità in modo assolutamente pacifico ed è talmente convinto dell'oggettività del fatto di essere stato innocuo che addirittura, dopo essersi scusato, ripete il complimento. Scusa per il fastidio allora. Sei troppo complimento. <ride> e davanti a tutta questa assoluta normalità e oggettività, la femminista non ce la fa, esplode. Esplode nel modo tipico delle femministe, cioè con l'oppressione, dice. D'accordo? Ma tu non devi parlare. Puoi pensarlo, ma non c'è bisogno che te lo dica. Questo è il messaggio che manda la femminista: tu non devi parlare, puoi pensarlo, ma non devi dirlo. E viene da chiedersi quanto spazio c'è tra puoi pensarlo, ma non devi dirlo, e non puoi nemmeno pensarlo. Quanto spazio c'è tra questa deriva e la psicopolizia? Ci siamo molto vicini, secondo noi, e quello che avviene dopo ce lo conferma. Nel frattempo, le nostre telecamere hanno ripreso tantissimi sguardi insistenti su Valeria. Non possiamo mostrare i loro volti per questioni di privacy, però vi lasciamo intuire. Ecco, notate il passaggio fatto con molta disinvoltura, come se niente fosse. Non si parla più di cat calling adesso. Si parla di sguardo maschile, quello che gli americani chiamano il male gaze, le femministe americane chiamano male gaze, lo sguardo maschile, quello che spoglia le donne, quello che le apprezza profondamente dal punto di vista femminile e che a molte donne piace un sacco, tra l'altro. Ecco che viene condannato questo stavolta, siamo fuori tema, non c'entra più il cat calling. Si tratta di sguardo maschile preso come eh, elemento per cui tutti gli uomini sono sostanzialmente dei maiali e tutti dei potenziali stupratori, peraltro senza che noi che vediamo il video possiamo verificare nulla perché tutti i volti sono oscurati, quindi è assolutamente un'asserzione di chi ha realizzato il video. Però il passaggio è fondamentale a questo punto, siamo passati dalla condanna della parola espressa alla condanna dello sguardo silenzioso, di nuovo viene da chiedersi quanto manca alla condanna del pensiero, alla psicopolizia. O alla condanna dell'essere uomo di per sé. Ci siamo vicini a questo punto o no? Che bello! Provate per un attimo a mettervi nei panni di Valeria. Ma chi sei? La star di Hollywood? È un martedì mattina, e contro la tua volontà diventi oggetto delle attenzioni sessuali di tre sconosciuti. Ecco, qui avviene il secondo evento di Cat Calling. E notare come le due presentatrici drammatizzino il tutto. Parlano di. Uh, frasi sessualizzate, sessuali. In realtà, i tre ragazzi dicono: alla Ragazza, quanto sei bella, sembri una star di Hollywood, quindi non c'è assolutamente niente di sessuale in quello che dicono. Fanno un grave errore, questo sì, una cosa sbagliatissima. Sbarrano la strada alla, alla ragazza. Questo è assolutamente sbagliato perché è un'invasione vera e propria, fisica, dello spazio altrui. I tre ragazzi lo sanno bene perché subito si aprono e la lasciano passare, ma quello è un errore assolutamente da non fare, quello è sbagliato, quello è, eh, non dico che è un reato, però è un atto assolutamente esecrabile, quello non si deve fare. Però resta la verità che non hanno detto nulla di sessuale, hanno detto sei bella, sembri una star di Hollywood. Questo è cat Colling. E ripetiamo, la cosa pericolosa è che chi lo fa non si rende conto della gravità della molesca. Si insiste molto su questa cosa che il cat caller non si rende conto di fare qualcosa di sbagliato, però se, vi, se, se vediamo chi hanno beccato finora questi di The Show, hanno beccato un immigrato, e quindi poverino, viene da una cultura diversa dalla nostra e già questo fa una grossa differenza. E poi hanno beccato tre tizi che a sentirli parlare sembrano a Battantuono negli anni Ottanta quando faceva il teruncello. Probabilmente anche hanno lo stesso livello culturale. Sei bella, sembri vari figli. No, sposata, tre figli. Eh no, perché le dici che sei... Non sei nessuno, scendi dal piedistallo che sei una donna. con te ti pare che uno come me, milanese, i cento per cento può portare i la schifezza di meridione a teruncello alto un venti come te? Non è quindi che il catcalling è un fatto forse di istruzione, educazione, livello culturale e non un fatto di genere? non è solo un saluto. Perché se tu mi dici ciao e lo fai guardandomi in un determinato modo e avvicinandoti alla mia persona, non è solo un saluto. Anche quello è catcalling. Quindi se ti avvicini alla sua persona e manca poco che dica la sua augusta persona eh, e lo fai in un certo modo ma non specifica in quale modo, anche quello è catcalling. L'ha detto la femminista Ipse Dixit lì per quelli che sono, dei complimenti. Anche perché non è che si può chiamare la polizia per sapere se ogni cosa che si dice va bene. Eh no, non si può chiedere alla polizia se si può parlare in un certo modo, si può camminare in un certo modo, si può salutare in un certo modo, o sorridere in un certo modo, non si può. E la presentatrice sembra, nella sua ironia, un po' dispiaciuta di questo, un po' rammaricata, sembra dire peccato che non si può. E questo spiega come mai il femminismo lungo la storia abbia supportato e sia stata molto vicina ai totalitarismi, al fascismo, al nazismo, al comunismo partecipandovi attivamente. C'è proprio una forma di amorosi sensi, una corrispondenza di amorosi sensi tra il femminismo e le dittature oppressive. Vediamo adesso il terzo caso di Cat Colling, che hanno beccato quelli di The Show. che, che devi capire? È un complimento, ma non, non, non l'abbiamo detto, c'era No, aspetta, aspetta, glielo chiedo, aspetti. Ciao, scusa. Il signore gli ha fatto un complimento. Sì, sì, Volevo uh... sapere se ti fa piacere. No, ovviamente no, infatti mi sono girato e l'ho guardato male. Ed ecco che anche in questo terzo caso avviene lo stesso meccanismo di prima. Il tizio viene rimproverato e lui dice, ma ho fatto solo un complimento, peraltro neanche quel granché. Ho detto, E eh, mamma mia, quando è passata la ragazza. Quindi è una cosa assolutamente innocua. Questa è l'oggettività delle cose. E allora cosa si fa? Si sposta il piano dell'oggettività sulla soggettività. Sentiamo lei cosa ne pensa e viene chiamata la complice per dare la sua versione indignata dei fatti, del tutto personale, no? E, e quindi c'è di nuovo lo spostamento di piano dall'oggettività alla soggettività. E sentiamo che spiegazione dà del tutto la laureata in lettere femministe. Sentite un po'? Non è solo un complimento perché se tu mi vuoi fare un complimento, sicuramente non lo fai sul mio aspetto fisico sessualizzandomi. Allora, Questo è difficile perché si va proprio alla bici delle cose. Ora eh, la signorina dice se vuoi farmi un complimento non mi sessualizzi. Il problema è che la sua meravigliosa laurea in lettere femministe non si vede all'esterno, neanche se attaccasse un cartello sulla fronte o sulla schiena, sono laureata in astrofisica, eh, rimorchiami solo su quello, gli uomini non lo farebbero comunque, anche se si stabilisse l'ergastolo per gli uomini che valutano e provano e sentono un'attrazione verso una donna per il suo aspetto, per la sua sensualità, gli uomini continuerebbero a farlo senza problemi perché è il loro istinto, è la loro sessualità che va rispettata. E questi sono tentativi infami di far passare la sessualità maschile come qualcosa di sporco, di violento, di improprio. Ed è assolutamente sbagliato, è infame. La sessualità maschile, con tutte le sue caratteristiche, fin tanto che è innocua come accade con lo sguardo maschile, perché è innocuo, va rispettata. Va rispettata esattamente come quella femminile. C'è di più. È a quel tipo di pulsione che si deve l'esistenza di ciò che c'è oggi, delle persone che ci sono. La stessa laureata in lettere femministe deve la possibilità di espandere la sua simpatia meravigliosa il mondo al fatto che un uomo suo padre tempo fa ha visto una donna gli è piaciuta tantissimo quella donna è diventata la madre della signorina e sicuramente lui poi ha amato questa donna anche per tutte altre le sue caratteristiche la sua simpatia la sua umanità la sua profondità ma la prima scintilla sicuramente è stata la, la bellezza fisica che lui ha trovato in lei e quindi la signorina se esiste e se può dire quello che dice, lo deve proprio a questo tipo di istinto maschile che sta cercando in ogni modo di condannare. E mi verrebbe da dire una cosa la signorina: attenzione, nel momento in cui un ragazzo, un uomo, si complimentasse con lei o la corteggiasse facendo riferimento alla sua, eh, al suo stupendo savoir-faire, faccia attenzione perché vuol dire che o la sta prendendo in giro o ha incontrato uno svitato. Quindi, se davvero vuoi conoscermi e puoi farmi un complimento come si deve, eh, semplicemente mi chiedi di uscire o mi fermi in maniera educata chiedendo prima scusa per quello che stai facendo, perché stai invadendo il mio spazio. Chiedendo prima scusa. Cioè, rendiamoci conto: in pratica, per avvicinare questa donna, bisogna prima prostrarsi, strisciare, cospargersi il capo di cenere. Magari fare domanda in carta bollata a un centro antiviolenza e poi rivolgersi la parola sperando che lei risponda graziosamente a noi. Cioè, stiamo trasformando un fatto di mera maleducazione, perché il cat calling è quello, è una forma di maleducazione, in un caso gigantesco e non si capisce a che scopo. Sembra, detta così, che queste femministe vogliano eh, sacralizzarsi, diventare delle specie di Turandotte delle principesse di gelo intoccabili e che tagliano la testa a chiunque provi ad avvicinarsi. È solo che chi conosce l'opera sa poi come finisce la Turandot. Non si rischia certo di essere aggrediti come è successo a noi in pieno centro a Bologna, la una davanti a tutti. Perché questo è quello che succede quando dici di no. Purtroppo non abbiamo le immagini dell'aggressione, ma proviamo comunque a raccontarvi quello che è successo. Ecco, da questo momento in poi il video smette di parlare di catcalling e parla e si concentra solo sull'aggressione che la troupe di The Show ha ricevuto. Eh, per per il, tutto il proseguo del video si parlerà praticamente solo di questo e se ne parlerà in termini estremamente drammatizzati senza chiedersi come mai è avvenuta questa aggressione, senza prendere in considerazione l'ipotesi che sia avvenuta perché semplicemente loro sono stati molesti con delle persone magari non particolarmente strutturate dal punto di vista intellettuale o dal punto di vista come dire, del, dell'istruzione, dell'impostazione dell personale, che si sono sentiti aggrediti semplicemente, e messi sotto processo semplicemente per aver fatto un complimento a una ragazza e quindi magari gli sono girati 5 minuti. Questo non lo prendono assolutamente in considerazione, però tutto viene drammatizzato nella narrazione di The Show come se avessero preso delle sprangate, fossero finiti all'ospedale con delle prognosi a 60 giorni. In realtà una sola persona della loro troupe ha ricevuto qualche spintone e dei graffi al collo e quell'unica persona della troupe è un uomo. Lui, l'uomo con il cappellino nero, dopo aver finito tutte le sue argomentazioni. scende di stallo, che sei una donna. ha abbiamo pensato di usare le mani per aggredire il nostro autore. Appena abbiamo potuto, noi ci siamo allontanati. E visto la situazione, abbiamo preferito andare via. La cosa assurda è che io chiedevo aiuto alle persone, diciamo che erano lì a guardare, e nessuno, a parte una donna. Una signora, una signora ragazzi! È intervenuto. In altre parole, loro non sono intervenute, pretendevano che qualcun altro intervenisse, chissà, magari un altro uomo. E perché non sono intervenute loro? Loro dicono, chiedevamo aiuto in giro e nessuno è intervenuto. E voi eravate in tre. E, e non, siete, non, non siete intervenute, non, non avete agito per difendere il ragazzo che fa parte della vostra truppa. Insomma, dove sono le vostre ferite? Do, Dov'è il sangue versato per, per aiutare questo ragazzo? Voi avete chiesto aiuto agli altri, siete state codarde e vi vantate di essere lo Stato e prendete in giro e vi indignate per tutti gli altri intorno che sono stati codardi esattamente come voi. La verità è che, da che mondo è mondo, le donne hanno il privilegio della codardia e della salvaguardia. Non a caso, l'unica che è intervenuta, lo dite voi, è una donna sapendo che non sarebbe stata toccata. Sono tutti privilegi che gli uomini non hanno. Gli uomini prendono le botte. Guarda caso l'unico che è stato attaccato e non è stato aiutato da voi, da voi donne, è stato un uomo. Questo è il privilegio che gli uomini non hanno. Questo è il vero sbilanciamento di cui si dovrebbe parlare, che potrebbe essere meritevole di un racconto, ma invece no, nella percezione eh, di tutti e nella percezione anche del, che viene trasmessa dal vostro video. Il catcalling è la cosa più importante, non questa asimmetria assoluta per cui l'uomo può prendere le botte e passa del tutto invisibile. È la stessa logica, eh, su scala più ampia ovviamente, per cui la maggior parte delle vittime di tutti i tipi di violenza, di tutti i tipi di omicidi, sono uomini. La maggioranza è composta da uomini, ma questo passa assolutamente indifferente. E la verità è che voi, ripeto, non siete intervenute per aiutare il vostro collega della troupe. Perché se la sono presi solo con Alberto e non con noi? Ti contava Vallo, perché? Beh, ovviamente, secondo me perché era un uomo, cioè parlavano di loro pari. Noi eravamo un gradino sotto, ecco. Ah. Ecco, qui abbiamo la spiegazione della laureata in lettere femministe, che è straordinaria. Dice: Non ci hanno messo le mani addosso perché ci consideravano inferiori. E qui c'è tutta la straordinarietà del dispensiero femminista. State bene attenti. Questa volta non si reclama la parità, finché a buscarle è un uomo va benissimo, eh, si potrebbe dire, sarebbe stato forse corretto da parte della femminista dire vabbè quei tre erano dei buzzurri, hanno fatto catcalling ma perlomeno sono stati gentiluomini, non ci hanno menate, non, non ci hanno messo le mani addosso e invece coglie l'occasione per dire eh l'hanno fatto perché ci considerano inferiori quelle, quegli stronzi. Se per caso quei tre avessero picchiato anche le donne, eh, ovviamente questa parità di trattamento non sarebbe piaciuta e avrebbero detto ah che schifosi hanno messo le mani addosso a delle donne. Ecco, questo è il bispensiero femminista. Comunque la giri riescono sempre a far eh, apparire la loro ideologia, il loro vittimismo come il centro della questione. In un caso o nell'altro, non se ne esce, è meraviglioso. Questo video è nato con l'idea di far riflettere, ma con ironia. Adesso invece stiamo parlando delle botte che abbiamo preso e soprattutto di quello che potevamo prendere. Questo è un capolavoro, dice le botte che abbiamo preso, cioè quando c'è da passare per vittime le botte le hanno prese anche loro. No, bella gioia, le botte le ha prese solo il ragazzo della vostra truppa, voi nessuno vi ha toccate, nessuno né nei fatti né nemmeno quelli che avreste preso, nessuno vi ha sfiorato. La verità è che voi eravate lì e non avete fatto nulla per proteggere l'uomo della vostra troupe dal prendere delle botte. Questi sono i fatti. È evidente che arrivate a questo punto il problema è serio e se non la pensate così, c'è qualcosa che non va. Cioè, se non la pensate come noi, siete colpevoli pure voi. Le colpe di alcuni devianti devono essere a carico di tutti, altrimenti... Se non la pensate come noi, allora la pensate come loro, però siete sempre in tempo di venire dalla nostra parte. Si finisce dalla parte sbagliata, la frase della presentatrice è molto chiara, da un lato ci sono loro che sono nel giusto, dall'altro ci sono tutti gli altri che sono dalla parte sbagliata, questa è una spinta alla polarizzazione, alla guerra tra sessi basata sulla criminalizzazione del lato maschile. Quindi, alla fine, che consiglio daresti agli uomini? Di usare semplicemente gentilezza e di essere persone decenti perché non sai che giornata io abbia avuto, semplicemente non sai come può farmi sentire questa cosa. Non ci sono modi per fare cat calling positivo, quindi direi assolutamente di evitare questo tipo di comportamento perché non fa piacere a nessuno. Questo è il classico esempio di pensiero debole. Lei dice tu non sai che giornata ho avuto io. No, certo, non lo so ma neanche tu sai che giornata hanno avuto gli altri, non è questo il punto. Il punto è che il catcalling è un atto di maleducazione e un atto di maleducazione è tale proprio perché non tiene conto in nessun modo della giornata che hanno avuto gli altri, se no non sarebbe un atto maleducato. Poi tu dici il catcalling non piace a nessuno, questo è un tuo preconcetto che imponi a tutti. Abbiamo già detto che non è così, a qualcuno non piace, per altri è indifferente e indifferente ad altre addirittura può piacere, anzi magari può sperare qualcuno di ricevere del cat calling. Il mondo è diverso, è vario, non la pensano tutti come te. Comunque, come giustamente ci ha detto Valeria quel giorno, e come pensiamo assolutamente anche noi, noi non odiamo gli uomini. Anzi, ci fa piacere essere approcciate. Ma con gentilezza, con rispetto. Ecco che ci viene fatta la lezioncina. Ma gioia mia, ma secondo te esiste qualcuno che ama essere approcciato senza rispetto? Su, diciamo cose intelligenti se possibile. E in questo senso, non sarebbe forse meglio accettare tutti quanti che esistono le persone maleducate? Ce ne sono pure parecchie purtroppo, dobbiamo imparare a conviverci, cercare di evitarle, cercare di gestirle senza creare questi casi nazionali ingigantiti. Penso anch'io che voi non odiate gli uomini, siete semplicemente astuti, avete eh, agganciato un tema che sapevate stava montando eh, per ottenere più like, più visualizzazioni, tra cui anche le mie. Il problema è che quello che avete tirato fuori è un prodotto... Sbagliato, falsato, che lancia un messaggio, quello sì che se si vuole criminale o quantomeno è criminalizzante come al solito, verso un solo genere. E oltre a questo, oltre a, al, alla parte che abbiamo visto, c'è poi la parte finale gestita da, credo siano i due fondatori del canale, due, due uomini, due ragazzi che anche loro dicono la loro, purtroppo, e sentiamo cosa dicono. Approcciarsi a una sconosciuta o a uno sconosciuto non è automaticamente catcalling, ma questo non vuol dire che il catcalling non esiste. Esiste e come e moltissime donne devono quotidianamente farci conto. Ecco il solito allarmismo, moltissime donne quotidianamente. Evidentemente l'Unione Europea, nella ricerca che ho già citato, ha intervistato mille e passa donne, tutte fortunate. O è stata sfigata l'Unione Europea, che non ne ha beccata una che avesse subito chissà quali molestie. La verità è che questa cosa, questo allarmismo forzato di moltissime donne quotidianamente, è una cazzata olimpica, punto. Anche perché non deve passare il messaggio che gli uomini fanno catcalling, i criminali fanno catcalling. Però è un problema anche degli uomini se ci sono sti deficienti che lo fanno. Attenzione all'assioma nascosto: non siamo contro gli uomini, dice, perché non sono gli uomini a fare catcalling, sono i criminali. C'è però la premessa nascosta: sono solo gli uomini che fanno catcalling, quindi sono solo gli uomini a essere criminali. Ok, è finita qui l'analisi del video di The Show. Traiamo qualche conclusione. In sostanza, nel corso di un'intera giornata, lo dice all'inizio, vi ricordate? Uh, hanno avuto sei fenomeni di cat calling mentre la ragazza ha incontrato, perché li ho contati, 37 uomini in totale. Di questi sei uno era mezzo ubriaco, aveva la birra in mano, l'altro era un immigrato, quindi con una cultura diversa dalla nostra, altri tre erano buzzurri di un livello culturale, insomma, abbastanza basso, solo uno sembrava normale. Quindi, in sostanza, l'esperimento sociale dei The Show, se a qualcosa serve, serve a dimostrare che il catcalling è assolutamente un evento eccezionale e rarissimo ed è assolutamente legato a delle situazioni di maleducazione o di scarsa consapevolezza sociale. Altra cosa di metodo: dove è stato girato il tutto? Chi ci assicura che non è stato fatto apposta di far passare la ragazza, vestita in quel modo, davanti a degli assembramenti di, di uh, ubriaconi? o di gente un po' così, eh, chi ci assicura che è stato tutto organizzato non per fare un esperimento sociale, ma per, eh, come dire, sostenere un punto di vista preconcetto. Non abbiamo certezza da questo punto di vista. E ci sono molti che dicono che questo tipo di esperimenti sociali sono credibili come la recitazione nel porno. E può essere, perché se si va a vedere anche gli altri titoli di alcuni altri video dei The Show, dove si fa un uso assolutamente sboccato e sessista di certi termini, cose che dovrebbero muovere all'indignazione le due presentatrici e un sacco di donne. Insomma, sembra che i The Show siano saliti su un pulpito che non è che gli compete tantissimo. Ed è proprio questo video con queste caratteristiche, l'abbiamo detto, che ha suscitato l'allarme, l'attenzione, l'ansia di Marco Crepaldi. Quindi, tutta questa robetta di cui abbiamo parlato. È la causa de, del video, è la ragione per cui Crepaldi ha deciso di fare il suo video. Adesso torniamo a vedere cosa dice Crepaldi sulla scorta di questa roba che abbiamo appena commentato. Vediamo un po' cosa dice. Vedo che le persone sono mediamente sensibilizzate, forse quelle stesse campagne di sensibilizzazione vanno ad agire sempre sulle stesse persone che sostanzialmente hanno già colto il messaggio e invece non riescono a raggiungere quelle persone che invece avrebbero bisogno di quel tipo di sensibilizzazione. Trepaldi parla di persone che hanno bisogno di sensibilizzazione ed è un termine strano che sa molto di indottrinamento perché di fatto stiamo parlando di, di un'azione maleducata e niente di più. Cosa c'entra la sensibilizzazione? Penso, per esempio, al tema dei femminicidi, che è un tema importante di cui bisogna parlare, ma forse le persone che dovrebbero recepire quelle informazioni dovrebbero sensibilizzarsi su questo tema. Sono quelle persone che quel tipo di comunicazione non riesce a raggiungere. E infatti il numero di femminicidi, nonostante le tante campagne mediatiche, rimane sostanzialmente stabile. Di nuovo con questa sensibilizzazione, io trovo gravissimo che Crepaldi la applichi al femminicidio, peraltro usando in modo falsato delle statistiche già di loro falsate, quelle dell'Istat. Ne abbiamo parlato in un video precedente, vi lasceremo il link giù nella descrizione. Però, stando a quello che dice Crepaldi, basterebbe un po' più di sensibilizzazione e ci sarebbero meno femminicidi. Che tenero. Però, appunto, sul catcalling mi sembra che le persone, nonostante se ne parli molto, nonostante si sottolinei spesso quanto possa essere fastidioso e anche traumatico in certi casi. Notate, per Crepaldi il catcalling inizialmente è fastidioso, il che ci sta, in effetti lo è. Diventa traumatico come un pugno in faccia. Fortuna che dice in certi casi. E per lui, sulla base di questi in certi casi, non si sa quali, non si sa quanti, c'è una proposta. E lui fa una proposta basata proprio su questi in certi casi, sentiamola. E quindi ho deciso di fare un post sul mio profilo Instagram dove avanzavo una proposta. La proposta è quella sostanzialmente che avete sentito spesso, di iniziare a punire legalmente il catcalling. La proposta di Crepaldi è quella di trasformare il catcalling non in un reato penale ma in un illecito amministrativo, un po' come si fa in Francia sostanzialmente, per cui chi viene preso o beccato a fare catcalling si becca una multa o un'ammenda. Quindi da quel punto di vista lui adesso elenca tutta una serie di obiezioni che gli sono state fatte rispetto a questa proposta che lui ha pubblicato su Instagram. Vediamo una a una queste, queste obiezioni e come lui risponde. Quali sono i vantaggi dell'illecito amministrativo? Che non serve un processo per arrivare alla punizione. Nel caso del reato di molestie dovresti far partire una denuncia, dovresti portare delle prove, dovresti sperare che il processo venga fatto partire. Dunque per una condotta che Crepaldi ritiene negativa, esecrabile, tanto che dirà successivamente che crea addirittura dei danni eh, a chi la riceve... Eh, Secondo lui non è necessario utilizzare i procedimenti previsti, i procedimenti giudiziari previsti, con tutte quelle cose noiose, i, i testimoni, le prove, tutte quelle robe messe a garanzia di chi è accusato di qualcosa. Che palle, via tutta questa roba. No, no, facciamo, prendiamo la scorciatoia del dargli una multa, così saltiamo in un colpo solo tutte, tutte le garanzie dello Stato di diritto, tutte le conquiste di secoli di dottrina giuridica, via questa roba, così poi andiamo diretti a punire il colpevole. È un processo molto macchinoso, un processo molto anche dispendioso, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista economico. Questa è una balla colossale, i procedimenti sono gratuiti per chi fa la denuncia, per chi si sente vittima, dal punto di vista penale la denuncia è gratuita per chi la fa, è costosa per chi si deve difendere, è l'accusato che spende un sacco di soldi per doversi difendere, quindi questa è una stronzata, non, non è assolutamente vera. Dice Grepaldi che il meccanismo della giustizia è macchinoso, è vero, è vero, ma c'è un motivo. Cerca il sistema di trovare una strada per arrivare a una forma di verità è per forza è macchinoso, è una cosa delicata da gestire con attenzione. Certo è che può essere dispendioso, dice Crepaldi, dal punto di vista psicologico per chi fa la denuncia, per chi è vittima. È vero, ma se sei veramente vittima, se sei veramente parte lesa, se sei stato danneggiato. Realmente ti senti profondamente colpito da qualcosa che è accaduto, caspita se vai in fondo, caspita se vuoi giustizia e in qualche modo sopporti questa macchinosità e combatti all'interno di questa macchinosità per avere giustizia. Se ti stufi dopo un po', vuol dire che probabilmente non hai patito così, un così grande danno, o no? Quindi c'è un disincentivo gigantesco nel cercare di portare avanti questo tipo di denuncia. In più, con un sistema giudiziario così ingolfato, credo che quasi nessuno farebbe partire un processo per un fischio per strada o per un apprezzamento di natura sessuale indesiderato. Pensa, Cripaldi, che nonostante questo disincentivo gigantesco che tu aborri così tanto, i casi di false denunce in Italia e anche all'estero, denunce false o strumentali, dilagano, sono tantissime. E quel disincentivo era pensato, è pensato, proprio per evitare che particolari snowflake o eh, persone ipersensibili saturassero il sistema giudiziario con cause bagatellari, come in effetti il catcalling è. Eh, però, insomma, non stupisce la tua posizione da questo punto di vista. Si sa che eh, tu hai l'ottica femminista per cui le false accuse. Quasi non esistono, sono una frazione minimale, nonostante le statistiche e le operatrici di giustizia donne dicano l'esatto contrario. Si sa che la tua posizione è questa, è ovvio, è ridicola, ma è ovvio. Quindi non c'è di fatto una legge che funga da deterrente e che abbia delle punizioni certe per le persone che mettono in atto questo tipo di comportamento antisociale. Ecco, Crepaldi parla di comportamento antisociale, che è una, un termine della psicologia, della psicanalisi, quindi siamo nel suo campo. Eppure in quel campo lì si definisce il comportamento antisociale come un disturbo antisociale di personalità, indica una patologia che impedisce all'individuo di adattarsi agli standard etici e comportamentali della propria comunità socioculturale di appartenenza. Quindi si parla di standard etici, ma chi li stabilisce questi standard? Sono gli standard quelli collettivamente, diffusamente condivisi. E stando a quello che dice Crepaldi, invece, questi standard eh, relativamente al catcalling vengono definiti di volta in volta dall'individuo donna che subisce quel tipo di comportamento. Ma l'abbiamo detto prima. Ci sono donne che sono infastidite, alcune che restano indifferenti, alcune che si sentono addirittura lusingate. E allora dove sta questo standard? Non c'è, non esiste questo standard. Allora forse parlare di comportamento antisociale è un po' eccessivo. Viene usato questo termine perché fa, come dire, fa impressione, secondo me, però è fuorviante. L'altra critica molto molto comune è: sì, ma come fai a beccarli? Sono d'accordo, non è facile beccare uno che fa catcalling mentre lo fa e quindi potergli infliggere una multa. Però il fatto che una legge sia non facilmente applicabile non significa che sia sbagliata e che non debba essere fatta. Ma soprattutto non significa che non possa comunque fungere da deterrente rispetto a quel tipo di comportamento. Crepaldi mette l'accento sul fatto che eh, l'illecito il, amministrativo comunque funzionerebbe come deterrente anche se non puoi rilevarlo. In realtà qua c'è dell'altro sotto: perché nel momento in cui tu non puoi rilevare un illecito, resta qualcos'altro, nel senso che qua stiamo parlando di un atto di maleducazione. Che è pari, se vogliamo, passatemi il termine, a quello che fa le puzzette sull'autobus. Come fa a individuarlo? È difficilissimo. È la stessa cosa beccare uno che fa catcalling, eh, se viene contestato, ma io non stavo parlando con lei, ma è lei che ha capito male. Ci sarebbe una montagna di ricorsi eh, ai tribunali amministrativi, è troppo vago, è una roba che non riesce a essere beccata e sanzionata, ma allora perché? Perché parla di deterrente Crepaldi? In realtà secondo me lo intende un'altra cosa. Tu fai una legge che non puoi applicare, che non puoi utilizzare per dare delle sanzioni, però resta il principio. È questo che dice Crepaldi. Non importa anche se poi non multiamo nessuno, però il principio l'abbiamo affermato. E il principio affermato qual è? Che c'è un genere che commette un atto che è un illecito. Quindi c'è un genere che è particolarmente criminale, sempre lì siamo, gli uomini. I fischi, gli apprezzamenti, le battute sono fatti spesso senza un approccio educato, senza un approccio che avviene con tatto. Sì, dai che ci stai arrivando, Carpaldi, esattamente quello, il cat calling è un approccio non educato e privo di tatto, niente più di quello e niente più di tanti altri atti maleducati su cui però non si fa tutto sto casino. Forse perché non si può colpevolizzare l'uomo. E mi rendo anche conto che ci sia sicuramente una zona grigia, ovvero una serie di casistiche che possono essere un po' borderline tra il catcalling e magari l'approccio. Bravo Crepaldi, proprio questo, c'è un'area grigia ed è troppo ampia, è immensamente ampia, troppo per stabilire anche solo un illecito amministrativo, non è possibile. L'unico obiettivo che ci può essere, l'ho già detto, è quello di stabilire un principio, un principio etico, se vuoi, un principio etico-giuridico che serve per criminalizzare gli uomini. Punto. Basta, solo quello. Anche un approccio goffo, magari fatto da una persona che non ha grande sensibilità e grande dimestichezza, seppur volesse essere magari un approccio diverso dal cat calling, quindi un approccio effettivamente finalizzato a un'interazione, potrebbe risultare comunque molesto. Ecco, questo è molto interessante. In pratica, un approccio fatto con bei modi, con un bel modo di fare, quello non sarebbe molesto. In sostanza, la tua proposta servirebbe solo per punire gli imbranati, mentre chi ha savoir faire, no, non viene punito. Sostanzialmente, aiutiamo le donne a fare selezione così. Mi sembra un'ottima idea, ma bravo, complimenti. Però, credo che siano una minoranza dei casi. La maggior parte dei casi, ripeto, secondo me c'è un abisso tra. Un tentativo di approccio e un catcalling. Dice nella maggioranza dei casi, poco prima ha parlato di area grigia e ancora con questi, secondo me. Crepaldi, dati e fatti. Quando si parla di fenomeni sociali, si parla di una ampia platea come la tua, dati e fatti, non secondo me, se no si è solo dei manipolatori responsabili. Il catcalling spesso è fatto anche senza un vero obiettivo di provarci. È di solito una mera espressione dei propri istinti sessuali. Sì, è un'espressione degli istinti sessuali maschili, e allora? L'abbiamo già detto prima, perché questa smania di criminalizzare la sessualità maschile continuamente? Sì, magari è espressa in modo sopra le righe, talvolta non sempre in modo maleducato, ma comunque innocuo. Perché questa smania di criminalizzare la sessualità maschile? C'è un solo motivo: perché si è femministi, come te Crepaldi, che poi tu eh, separi la, il femminismo moderato dal femminismo radicale, estremista, tutto quello che vuoi, è come distinguere tra il marcio e la muffa. Alla fine una cosa in comune hanno tutti: è putrefazione etica e morale e niente di più. Il punto è che non c'è un obiettivo, è semplicemente un comportamento istintivo applicato in modo egoistico e che non ha la sensibilità di capire che può essere un comportamento fastidioso per l'altra persona. Insomma, che l'interpretazione dello psicologo Crepaldi, del Cat Collin, è che si tratta solo di un comportamento egoista che non tiene conto. Dell'eventuale sensibilità altrui. Mi sembra un po' povera come interpretazione. Ci sono altre interpretazioni possibili che Crepaldi, stranamente, pur essendo uno psicologo, non prende in considerazione. Per esempio, potrebbe essere davvero un'espressione uh, un omaggiante da parte del, dell'uomo verso la donna, solo espressa in modo improprio, in modo eccessivo, in modo maleducato, perché magari la persona che lo fa non ha gli strumenti intellettuali, gli strumenti di evoluzione interiore tali da poterlo esprimere in modo diverso. Un'altra chiave di lettura potrebbe essere una ricerca di, di un contatto sociale, di una, di una qualche attenzione sociale, tanto da risultare gradito anche l'insulto di risposta della ragazza addirittura. Ecco, ci sono varie sfumature che potrebbero essere prese in considerazione per valutare il cat calling, ma lo psicologo eh, Crepaldi le esclude, ne prende solo una, quella dell'egoismo, dell'atto egoista dell'atto egoista nei confronti della donna. Sembra prendere in considerazione soltanto la versione che può piacere a quelle che, se lui non sta attento, gli fanno la shitstorm. Quindi mi sembra un po' deviata come eh, come interpretazione limitata e deviata. Ma sì, Marco, ma dai, ma che vuoi che sia un complimento? Ah, magari a me facessero questi complimenti. Questo secondo me è preoccupante perché fa capire quanta poca sensibilità ci sia su questo tipo di micro molestia. Ecco, io francamente non trovo niente di strano nel fatto che vengano minimizzate le micromolestie. Sarebbe grave minimizzare le macromolestie. Il fatto è che le micromolestie diventano importanti e intollerabili soltanto per le micro cioè quelle che dovrebbero strutturarsi un po', cercare di capire che il mondo è competitivo, è difficile e quindi bisogna, come dire, attrezzarsi per viverci, per viverci dentro. Questo è un tipo di evoluzione che non viene fatta proprio perché si trova al modo di proteggersi dietro persone che invece ingigantiscono le micromolesti, quindi chiedono protezione per tutti. Ma questo dà semplicemente la, eh, il destro a, ad alcuni di potersi dire vittime di qualcosa, che è la posizione più vantaggiosa. Ed è quella in cui gareggiano tutti, no? potersi dire vittime di qualcosa, di una persecuzione diffusa, in modo da ottenere delle protezioni invece di fare uno sforzo per crescere e per uscire eventualmente da una situazione di disagio. Viviamo in un contesto in cui le donne sono piuttosto impaurite di subire delle molestie e anche magari delle violenze vere e proprie per strada. Ecco, questo è veramente significativo. Nella normalità delle cose, una donna che ha un uomo che cammina alle proprie spalle dovrebbe sentirsi al sicuro, protetta. Perché, chiediamocelo, perché invece non si sente sicura? Perché gli uomini sono tutti tendenzialmente dei criminali, degli stup stupratori? O perché c'è un terrorismo mediatico continuo, assillante, ossessivo, da parte dei fanpage, di tutta la narrazione mainstream, così come dei crepaldi, quelli che rappresentano il femminicidio come un'emergenza nazionale, galattica, cosmica o ingigantiscono le micromolestie. Ed è per questo che le donne vengono raccontate come tendenzialmente sempre impaurite salvo che poi quando vai a vedere le statistiche ufficiali come abbiamo già detto più volte l'italia risulta agli ultimi posti come eh, paese più pericoloso per le donne ma allora il punto è le donne sono impaurite davvero o c'è qualcuno che ama e che ha interesse a rappresentarle come sempre vittime a vittimizzarle costantemente la risposta è che c'è qualcuno che ama e ha interesse a polarizzare le cose, a rendere i generi in guerra tra di loro, a renderli sospettosi uno con l'altro, quindi a creare questo contesto di divisione che serve per fare grandi e piccoli giochi di potere, di denaro, a cui Crepaldi con questo tipo di narrazione dà un contributo, purtroppo dà un contributo. L'altro punto, secondo me, è quello più importante e che molti magari sottovalutano, è che non si tratta del singolo commento, della singola battutina, del singolo fischio, ma si tratta della somma di tutti questi comportamenti che avvengono quotidianamente. Questo rientra in quello che abbiamo appena detto. Esattamente come nel video di The Show, Crepaldi rappresenta una realtà dove a ogni angolo di strada ci sono due o tre uomini lì in agguato, pronti, per fischiare, per molestare, per dire qualche porcata a qualche donna che passa. Il contesto è questo. Ed Eshow voleva provare a rappresentare più o meno la stessa realtà che assolutamente non esiste. Se ci si pensa è un po' allo stesso tipo di versione che viene data dal mondo queer, per cui a ogni angolo di strada ci sono altri 3-4 uomini o donne o persone pronti a insultare o a deridere o a fare violenza a qualche omosessuale o qualche lesbica o qualche trans che passa. Cioè c'è una gara sostanzialmente tra il mondo femminista e il mondo queer, stanno veramente facendo una competizione molto, molto accanita per, vedere chi è più, per poter dire chi è il più perseguitato. E tutto questo contrariamente a quello che i dati della realtà dicono, nell'un caso e nell'altro, è tutta una gara per riuscire a eh, risultare i più perseguitati, in modo da poter ottenere leggi repressive, eh, vantaggi, privilegi, eh, vantaggi di tipo economico o politico. È tutto questo gioco qua. Certo, ci saranno ragazze che li subiranno di più e ragazze che li subiranno di meno, però penso che quasi tutte le ragazze avranno subito almeno un atto di catcalling nella loro vita. Questa è una dichiarazione veramente grottesca. Viene da pensare che Crepaldi abbia fatto uno stage all'Istat con Linda Laura Sabadini, qualcosa del genere. Il problema principale secondo me sono quelle ragazze che magari per diversi motivi attirano maggiormente questo tipo di commenti. Queste ragazze potrebbero sviluppare una vera e propria ansia sociale, potrebbero arrivare a limitare la propria libertà personale anche in pieno giorno, potrebbero decidere di vestirsi in un modo diverso da quello che preferirebbero per il semplice fatto che non vogliono ricevere questo tipo di attenzioni. Potrebbero evitare di frequentare alcuni posti appunto per scappare da questo tipo di molestie. Insomma, Crepaldi parla di ansia sociale, di mancanza di libertà personale o di eh, condizionamento nel proprio modo di vestirsi. Io credo che così faccia un'operazione molto rischiosa, nel senso che lui sta patologizzando, medicalizzando quello che in realtà in una persona normale è un sentimento di fastidio, fastidio rispetto a un gesto, un atto, una condotta maleducata da parte di un altro. E onestamente se qualcuno trova una turbativa talmente grande da portarsela dietro per anni, no? un trauma proprio perché qualcuno si è comportato in modo maleducato, beh, io credo che il problema sia più della persona che non di chi ha commesso il gesto. Probabilmente serve un percorso psicologico piuttosto strutturato per una persona che si fa ferire così tanto da un gesto maleducato altrui. Eppure Crepaldi su questa, su questa base propone una sanzione verso chi magari con spontaneità prova a fare un approccio verso qualcuno, magari in modo un po' elegante, con poco savoir-faire, tutto quello che si vuole, però è un, una sanzione al tentativo di avvicinare eh, un'altra persona. Eh, assomiglia un po' a quella volontà tipicamente femminile di castrare, no? di, di, di togliere la possibilità di, di esprimere la propria attrazione verso qualcuno ed è tipicamente femminista. Quanto al discorso della libertà del, del vestiario, no, non stiamo a nasconderci dietro un dito. Come ci si veste, trasmette un segnale agli altri. È ovvio, una persona vestita di borchie. E, e, o piena di tatuaggi o con un coltello alla cintola, mi trasmette un messaggio: tu crepaldi, fai questo video con una magliettina, una t-shirt un po' slabbrata, così perché vuoi dare un aspetto giovane quindi sai che la tua audience è giovane e vuoi avvicinarti a loro anche nell'aspetto. È normale e questo vale per tutti, per donne, per uomini, anziani, bambini, vale per tutti. Il nostro aspetto comunica qualcosa ed è ovvio che dobbiamo anche in qualche modo aver cura di come noi comunichiamo verso l'esterno con il nostro vestiario. Nulla di strano, nulla di strano e vale per tutti. Questa secondo me è una cosa grave, appunto è una limitazione della libertà personale dettata dal comportamento antisociale, sbagliato di alcune persone che però oggi non è. Punibile, non è punito. Crepaldi insiste su questa cosa della libertà personale, della limitazione alla libertà personale e continua a patologizzare quello che è un fastidio per un atto maleducato, come può capitare sostanzialmente a chiunque. E in realtà lui, da analfabeta giuridico, non si rende conto che le leggi intervengono laddove viene individuata una devianza che sia chiaramente definibile senza zone grigie o con zone grigie comunque limitate e che portino delle conseguenze realmente importanti all'individuo e che il catcalling possa portare delle conseguenze pesanti all'individuo è un'asserzione, è una delle tante asserzioni apoditiche di Crepalli eh, che lui ipotizza un secondo me uno dei suoi tanti secondo me o che basa sul precedente video che è quella robetta che abbiamo visto prima di The Show, quindi questo è un po' il contesto. Altra critica, eh, ma Marco, così non si risolve niente, tanto poi chi lo vuole fare lo fa comunque. Il fatto che ci sia anche una multa non porterebbe a disincentivare. Ecco, questa invece, Crapaldi, è un'obiezione sacrosanta, è veramente la cosa giusta. Perché se accettiamo che il cat calling sia un atto di maleducazione, come in effetti è. Il modo per risolverlo non è dare multe, non è mandare gente in galera, è fare in modo che più famiglie, sempre di più, riescano a educare i ragazzi maschi eh, a non fare determinati gesti, a non, fare, a non prendere determinate azioni, a non, non attuare determinate condotte. Questo sicuramente non gli va insegnato che quei gesti, quegli atti provocano chissà quali danni psicologici, perché questo sarebbe terrorizzarli. Ma c'è un'altra cosa, mentre noi insegniamo ai ragazzi questo, dovremmo insegnare anche alle ragazze qualcosa, o no, o bisogna sempre insegnare qualcosa ai ragazzi. E io sinceramente alle ragazze insegnerei che questi gesti, questi fischi, questi bacetti, queste, questi apprezzamenti, queste apostrofi che i maschi possono fare nei loro confronti quando passano per strada, oltre a essere del tutto innocui nella maggior parte dei casi, sono anche... Un omaggio è un riconoscimento a quello che è un potere detenuto dalle donne. Perché di fatto quelle donne che vengono fischiate, apostrofate, potrebbero fare un po' quello che vogliono del soggetto fischiatore, del catcaller. Quello è il riconoscimento del tu hai un potere nei miei confronti. Io ti trovo talmente attraente che sarei disponibile a fare qualunque cosa, o quasi, per te. Eh, voglio dire, in passato i plebei si inchinavano al passaggio della signora, la domina, da cui deriva il nome donna, donna deriva da domina. Oggi non ci si inchina più, oggi la plebe, se mi si passa il termine, fischia, eh, fa apprezzamenti, ma questo rimane il rapporto, è un rapporto tra plebe e domina che passa e a cui viene reso un omaggio che non è proprio il massimo della classe, ma quello è ed è il riconoscimento di un potere. Seconda cosa che insegnerei volentieri alle figlie, quindi alle giovani fanciulle, alle giovani donne, si libera, si libera. Se l'apprezzamento ti è indifferente, passa e fai finta di niente. Se ti fa piacere l'apprezzamento che ricevi, voltati e fai un sorriso e di grazie. Se ti dà fastidio, voltati e digli, potevi evitare, mandalo a fare in culo, va bene così. Sarebbe l'ideale riuscire a trasformare questo tipo di rapporti in qualcosa di normale senza far intervenire carabinieri, vigili, giudici, eh, polizia o altre cose, non sarebbe meglio così? No, Crepaldi non è d'accordo su questo e adesso dice anche perché. È ovvio che ci sono dei problemi culturali, però i problemi culturali si possono affrontare anche con delle misure più concrete nel presente. Le leggi servono proprio a cercare di limitare, correggere alcuni. Problemi sociali anche nel presente. Questo Cripaldi, stai attento perché è un discorso molto pericoloso. Il fatto di attribuire un valore didascalico alle leggi, specie se repressive, è estremamente, estremamente rischioso. È tipico dei, degli stati paternalistici, che sono poi la premessa degli stati dittatoriali, totalitari, eh, quelli che con le leggi vogliono insegnare qualcosa ai, ai loro cittadini e non funziona così, oltretutto si ottiene spesso l'effetto contrario. Ti faccio un esempio, anzi due. Il primo esempio è quello del fumo, fumo di sigaretta. Eh, sono bastati 20-30 anni di pubblicità progresso ben fatta, mirata e diffusione dei dati di, sulla mortalità dovuta al fumo di sigaretta per far calare il numero di quelli che iniziano a fumare. Poi sono iniziate le leggi fortemente repressive che vogliono insegnare con la forza alle persone che non si deve fumare, quindi è praticamente proibito fumare dappertutto, quasi anche all'aperto oggi, e da quel momento il numero dei fumatori è iniziato a salire, guarda caso. Secondo esempio, molto noto, tu lo conoscerai, il paradosso scandinavo, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, un'enormità di leggi, una più folle dell'altra, per favorire la parità tra uomo e donna, e più fanno quelle leggi, più le differenze tra uomo e donna si radicalizzano, si polarizzano in quei paesi. È il cosiddetto paradosso scandinavo. Quindi occhio a maneggiare le leggi. Non sono regolette da giochi tra bambini, io faccio il poliziotto, tu fai il ladro. Bisogna maneggiarle con cura, bisogna parlarne senza essere degli analfabeti giuridici o sociologici o storici o politici, bisogna parlarle con attenzione. Ripeto, so anch'io che non è una soluzione definitiva al problema, ma secondo me, anche a livello simbolico, anche a livello di messaggio che si manda alle persone, sarebbe qualcosa di importante. Vedi, è proprio il tuo livello simbolico che mi spaventa molto. L'ho detto all'inizio, era intuibile, non ti interessa nulla, a te, come a tutte le femministe e a tutti i femministi, non ti interessa nulla che ci siano delle sanzioni perché un certo comportamento venga interrotto. Ti interessa che si metta un tassello eh, etico, culturale, sociale di eh, riconoscimento della criminalità, mh, come dire, innata del maschio, dell'uomo. Questo è quello che ti interessa. Proprio il livello simbolico è quello più pericoloso. Ma allora dico io, se proprio dobbiamo normare i eh, comportamenti maleducati, beh, ok, d'accordo, facciamolo, ma facciamolo per tutti. Allora andiamo a individuare anche tutti i comportamenti maleducati e particolarmente fastidiosi che possono fare le donne, facciamo una cosa veramente paritaria, visto che siamo tutti per la parità, e normiamo anche quelle e sanzioniamo anche quelli. Che cosa verrebbe fuori? Una società ipernormata, iperoppressa eh, da, da leggi sanzionatorie. E quindi perderemo tutti la spontaneità dei gesti, la spontaneità del vivere. Eh, ma Marco, anche gli uomini subiscono a volte questo tipo di molestie per strada. E eh, va bene, secondo me la legge dovrebbe sempre essere scritta in maniera paritaria. No, Ciccio, la legge non dovrebbe essere paritaria secondo te. E che palle con questo secondo te? La legge deve essere paritaria secondo la Costituzione. Cribbio. Ma, ovviamente, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa. Di contrario, questa legge comunque potrebbe essere applicata. E ho fatto lo stesso identico discorso sulla cosiddetta legge ZAN, quella che è stata definita la legge contro l'homo-bitransfobia. Ecco, con questo Crepaldi fa finta di non sapere che siamo il paese della 54-2006, la legge su separazione affidi assolutamente non applicata da 15 anni. Fa finta anche di non sapere che siamo il paese dove se una donna commette atti persecutori nei confronti di un uomo sui giornali appare stalking al contrario, così lo titolano, come se lo stalking fosse un reato solo maschile. Eh, siamo anche il paese dove eh, sui siti dei tribunali, del, dei tribunali dei minori si trovano scaricabili degli opuscoli dove il possibile colpevole di abusi sui minori è sempre e solo il padre. Questo accade ancora oggi eh, sul sito del Tribunale dei Minori di Bologna, per esempio. Uh, fa finta anche Crepaldi di non sapere che oggi magistrati, uh, polizia, uh, carabinieri e tutte le forze dell'ordine vanno a fare corsi di aggiornamento presso centri antiviolenza solo per donne. Ancora fa finta di non sapere che leggi come il codice rosso vengono presentate al pubblico come, come, come leggi solo ed esclusivamente a favore delle donne, per esempio, o ancora finge di non sapere che esistono centinaia, forse migliaia, di uomini che vanno a denunciare di aver subito la violenza da una donna, ma vengono rimbalzati, vengono respinti, vengono dissuasi dal, pre dal, dal, dal presentare una denuncia. E se per caso riescono a presentare una denuncia, quella gli viene immediatamente archiviata. Ci sono Tantissimi casi in cui la legge in Italia viene applicata in modo apertamente discriminatorio e la legge Zan, che eh, Crepalli cita, non farebbe eh, eccezione. Viene propagandata chiaramente come una legge per omosessuali, trans, lesbiche poi ci hanno messo giusto per renderla più accettabile anche i disabili e anche la misoginia, e verrebbe applicata esattamente così. Non ci sarebbe la possibilità per un eterosessuale eh, maltrattato o, o picchiato o, o qua, quant'altro perché eterosessuale di utilizzare quella legge, perché è una legge che verrebbe applicata in modo riservato, esattamente come tutte le altre di cui ho parlato. Le leggi scritte sono una cosa, la loro applicazione è un'altra e l'applicazione discriminatoria c'è, c'è come e ha un unico indirizzo, va sempre contro gli stessi. E anche il discorso sì, ma in questo clima ci possono essere degli abusi, io non lo condivido a pieno. Vabbè, lo sappiamo, l'abbiamo già detto, tu minimizzi il fenomeno delle false accuse. Nonostante le statistiche parlino chiaro, nonostante le stesse donne operatrici di giustizia confermino che sono dilaganti, tu continui a negarli, sei testone e va bene, accettiamolo. In questo momento io valuto la legge, no? devo valutare se una legge secondo me è corretta o scorretta. Questo è ancora analfabetismo giuridico al suo massimo effetto. Marco, non si può valutare una legge solo per gli effetti teorici. Che può avere oggi. La si deve valutare anche cercando di capire quali sono gli effetti indesiderati, gli effetti negativi che può avere, solo in quel caso si fa, solo se sono irrilevanti si fa quella legge. Non considerare i lati negativi è pericolosissimo, è una cosa tipica dei regimi totalitari guidati da pazzi. Eh, ti posso fare un esempio storico molto famoso, che forse conoscerai, se no vatela a cercare, che è la campagna per l'eliminazione dei quattro flagelli di Mao Zedong. Lì è proprio l'esempio tipico di una legge fatta pensando agli effetti immediati, senza riflettere sugli effetti negativi. Se si stesse dietro alle tue proposte, avremmo un sistema di leggi obeso, di iniziative legislative assolutamente inapplicabili, praticamente inutili, che ingolferebbero il sistema con degli effetti negativi incalcolabili. Non si parla così delle leggi, si parla con cognizione di causa, non con questa leggerezza. Poi, effettivamente, se la legge viene applicata in modo scorretto, allora lì si può giustamente andare a criticarne l'applicazione. E anche nel caso del catcalling, se la legge dovesse venire usata in modo scorretto, io sarei il primo a criticarla. Ah, no, ma si fa veramente fatica a commentare frasi del genere. Sono frasi che mi aspetterei da, scusami, ma da un bambino delle medie. Ma è ovvio che una legge si può criticare, per ora siamo più o meno in democrazia in un paese libero. Però mentre tu la critichi, quella legge continua a fare eh, i suoi, a estendere i suoi effetti, a, a distribuire ingiustizie, a distribuire cose scorrette. E il fatto che tu la possa criticare, tantomeno se le critiche le fa crepaldi, non è che abolisce quella legge. Cioè già è difficile approvarla una legge. Abolirla è quasi impossibile, tantomeno con delle critiche così. Non si può parlare così di leggi e norme. Serve coscienza di come funzioni il sistema delle leggi. Perché ovviamente tutte le leggi hanno un margine di interpretabilità e quindi tutte le leggi potrebbero portare eventualmente anche a delle sentenze non propriamente giuste, però non per questo cancelliamo tutte le leggi. Ecco, questa è veramente la conclusione massima, siamo verso la fine e qui Crepaldi ci dispensa il top del suo pensiero debole, non si può concludere in questo modo, non è che per questo cancelliamo tutte le leggi, ma che conclusione è? La conclusione corretta è dire serve che si facciano leggi con una razio. Ben definita, che vadano a colpire fenomeni che possano essere descritti senza eccessive eh, aree grigie e che eh, siano fenomeni realmente profondamente devianti e che creano dei disagi forti. Eh, insomma, non è che non è che per questo si cancellano tutte le leggi. Questa è una conclusione da asilo nido. La conclusione è che si devono fare le leggi giuste, necessarie e che siano scritte nel modo giusto. Questa è la mia opinione. Ebbene, un'opinione non solo molto sbagliata, ma anche pericolosa. Proviamo a trarre qualche conclusione da tutto questo discorso di Crepaldi. Tra le varie obiezioni che Crepaldi prende in considerazione, ne ignora una, la più importante, quella fondamentale, ossia l'aspetto soggettivo del, del catcalling, che, che dipende essenzialmente da come la persona che di volta in volta viene richiamata vive quel gesto. Tutto è eh, basato su quell'elemento e sulla base di un elemento soggettivo Crepaldi propone eh, di eh, stabilire una sanzione di tipo amministrativo. Ed è pericolosissimo fare delle leggi che si basino sul eh, mutevole sentore sentimento individuale delle persone. Possiamo fare un esempio molto semplice da questo punto di vista, che è l'orribile legge contro lo stalking in Italia. Una delle domande che ci vengono poste più di frequente è che cosa posso o cosa non posso fare per evitare di incorrere in una possibile accusa di atti persecutori, cioè di stalking. Di solito la risposta spiazza tutti, perché la risposta è nulla, perché non dipende, secondo l'orribile legge italiana, da quello che tu fai. Non c'è una descrizione precisa di quello che è un atto persecutorio. Tutto viene rimesso eh, nelle mani della presunta vittima. Dunque dal 2009 a oggi abbiamo vigente una legge che è una legge di percezione. Quindi è la presunta vittima che definisce se c'è stato stalking o no. Va davanti a un carabiniere e dice «mi sento in ansia, ho paura, ho cambiato abitudini di vita per colpa di quel tizio là». Quel tizio là, qualunque cosa abbia fatto, qualunque cosa abbia fatto, finisce eh, in un mare di guai giudiziari, ovviamente. Ed è così che capitano eventi, qualche anno fa è successo, per cui un signore anziano ha recapitato 12 rose rosse a una signora e si è beccato un anno e mezzo di reclusione per atti persecutori. È così che capita che centinaia, ma veramente centinaia... Di ex mariti finiscono in un mare di guai perché denunciati per stalking falsamente dalle ex mogli. Perché nel momento in cui eh, si concepisce un principio giuridico penale eh, rimesso alla soggettività della persona, in questo caso parliamo dello stalking, ma è uguale per il catcalling, eh, allora sono veramente guai grossi. È una sovversione delle garanzie costituzionali dell'accusato è una sovversione dello stato di diritto, è l'inversione della presunzione di innocenza. E la stessa cosa è per il catcalling. Io posso incontrare la ragazza a cui fa piacere, la ragazza a cui è del tutto indifferente, quella incarognita, la femminista, che mi porta in tribunale, anche se magari le ho solo detto oh, accidenti, come sei bella. E non è, non, non è oggettivo, è, proprio, è, è tutto rimesso alla soggettività della persona. E questo, proprio dal punto di vista delle garanzie eh, giuridiche della persona, è un grande, grande, grande pericolo. Non è un caso, eh, Crepaldi lo cita all'inizio, eh, che anche il reato di molestia, l'articolo 660 del codice penale sia stato già da tempo ampiamente depenalizzato. Sapete perché? Perché eh, prima che fosse depenalizzato c'era una marea di denunce, di molestie, che intasavano le procure. Perché? Perché anche la molestia è un uh, reato di percezione. Quello che è molesto per me potrebbe non essere molesto per un'altra persona. Su questa cosa tantissime persone ci giocavano per... Eh, realizzare le proprie piccole, grandi vendette o per eh, dare qualche noia giudiziaria a qualcuno. Eh, e a un certo punto la giurisprudenza si è resa conto di questa cosa e ha depenalizzato fortemente eh, il reato di molestia, che infatti oggi è considerato un reato bagatellare che al massimo, al massimo si conclude con una forte ammenda e non con il carcere. C'è un altro esempio sulla. Sull'effetto devastante che può fare rimettere tutto quanto in mano alla soggettività delle persone ed è nelle statistiche. Se voi andate a vedere, l'abbiamo detto all'inizio, abbiamo fatto riferimento alle statistiche portate dalle due fanciulle di The Show, eh, ma questo accade continuamente. Uh, se andate a prendere le statistiche malfatte, o meglio, quelle fatte in modo ideologicamente orientato come quelle dell'Istat, le domande fatte alle persone intervistate fanno sempre perno sulla loro soggettività. Cioè se guardate le domande che fa l'Istat, per esempio, sulle molestie, sono del tipo ti è mai capitato che un uomo abbia fatto una cosa che ti ha fatto sentire inadeguata, ti ha fatto sentire invasa, ti ha fatto sentire eh, a disagio, cioè tutte le domande tipiche dei questionari malfatti su questo tema si appellano al sentore, alla percezione della persona. E il risultato di questo tipo di statistiche è che c'è una marea di persone che patiscono violenze, molestie. Quando poi trovi un istituto che invece fa delle statistiche serie, quindi ben fatte, per esempio, l'ho già citata più volte in questo video, la Fundamental Rights Agency dell'Unione Europea, le domande sono, è mai capitato che un uomo ti abbia palpeggiato? Punto. E lì è, o sì o no. Non ci sono sentori, sentimenti, li sono dirette, la, la molestia viene chiaramente descritta e a quel punto, quando ci sono statistiche di questo tipo precise e ben fatte magicamente paesi come l'Italia risultano in fondo alla classifica e risulta che in effetti atti veramente oggettivamente non soggettivamente molesti o pericolosi se ne fanno pochissimi nel nostro paese per fortuna sempre troppi comunque ma per fortuna pochissimi è importante anche considerare un altro elemento che entrambi i video che abbiamo eh, analizzato volutamente ignorano eppure non è irrilevante ed è ha peso chi fa il cat calling? Cioè, banalmente, se a fare il cat calling è un ragazzone di 1,90, con delle spalle da nuotatore, un bel viso curato, vestito di armani, con un bel Rolex al polso e magari appoggiato a una Bentley, eh, il suo complimento è vissuto in modo diverso che se viene fatto da un immigrato ubriaco, stracciato, da un vecchio, zoppo, brutto. Eh, Cambia o no? La risposta è sì, non stiamo a nasconderci dietro un dito, è ovvio, l'emittente del messaggio dà una connotazione al messaggio stesso e il ricevente riceve il messaggio in modo diverso a seconda di chi è l'emittente. Lo sappiamo benissimo che se si tratta di un bel figo, sicuramente il complimento viene accolto con più favore, un bel figo è possibilmente che mostri di essere ben dotato dal punto di vista del benessere, viene vissuto diversamente che se a farlo è uno straccione brutto, basso, calvo con gli occhiali. Questo rende quell'area grigia, cioè la soggettività legata anche all'emittente del messaggio, rende quell'area grigia di cui parlava Crepaldi un'area nera, non più grigia, nera. Ci sono troppe soggettività in ballo in questa questione tanto da poter ipotizzare di fare, non dico una legge penale per carità, ma nemmeno un illecito amministrativo. Come fai con tante, eh, tanti elementi soggettivi in ballo e così mutevoli a stabilire una multa per qualcuno perché ha fatto un fischio eh, o perché ha detto ciao bella oppure ha detto wow sembra un'attrice di Hollywood? Non è possibile, non è possibile. E allora, alla fine, qual è lo scopo di tutto questo casino attorno al Cat Calling, come attorno a tantissime altre questioni simili? L'abbiamo detto più volte durante il video: è sempre lo stesso. L'obiettivo è criminalizzare ancora un po' e ancora di più la sfera maschile del mondo e vittimizzare ancora un po' e ancora di più la sfera femminile del mondo. Perché è necessario al sistema così come oggi che queste due sfere siano. Sospettosa una con l'altra, siano in guerra una con l'altra, si guardino in cagnesco una con l'altra, eh, perché questo consente a tanti gruppi organizzati attorno a questa questione di maneggiare parecchio potere e poter ottenere leggi particolarmente repressive, verso un genere solo ovviamente, e far girare un bel po' di soldi. Eh, Crepaldi con colpa o con dolo non lo so, non è mio interesse, ma contribuisce in modo molto attivo con questo video e con altri suoi ultimi, soprattutto quelli fatti dopo aver subito un paio di shitstorm, eh, come dire, dà molti contributi da questo punto di vista a questa chiave di lettura che è assolutamente ingiustificata eh, e infame. Viene da chiedersi perché lo fa Grepaldi, perché lo fa fai disperato ragazzo, come diceva la canzone le ipotesi sono tante. Una è che appunto eh, dopo aver ricevuto quelle due o tre famose shitstorm che hanno, eh, gli hanno strappato l'anima, l'hanno spaventato nel profondo, eh, e credo che abbia anche ragione perché sono, sono stato informato che chi lo attaccava è arrivato a segnalarlo anche all'ordine degli psicologi, quindi non è andato a colpire le sue opinioni. Non è andato a contrastarlo nel merito di ciò che dice, ma è andato a toccare la sua vita professionale, la sua vita personale, cosa che questi infami fasciste comuniste fanno sempre nei confronti dei loro avversari: non si confrontano sugli argomenti, ma vanno a cercarti sul lato personale. Ebbene, anche lui eh, ha subito queste shitstorm, per cui adesso probabilmente cerca di navigare a mezza via. Uh, più verso quella parte che non verso la parte più sensata, e questo video sul cat calling che abbiamo criticato ne è la prova perché si spinge a dire cose che assolutamente non stanno né in cielo né in terra, quindi la grande emergenza del femminicidio l'ingigantimento delle micromolestie eh, o, o farsi promotore di stanze più o meno queer, quindi tutte queste cose che noi conosciamo di Crepaldi per cui si è spostato da una posizione fortemente critica a una posizione che noi chiamiamo generalmente un po' democristiana, no? quindi quella di navigare a mezza via. C'è cioè poi una seconda ipotesi, che anche quella è più che legittima, è che sua, questo suo posizionamento mediano è quello che più gli consente di continuare ad avere eh, alcune entrate, forse anche tante, non lo so, glielo auguro, dalle sue trasmissioni, che è più che legittimo, è una scelta che Ripaldi in qualche modo guadagna dal, dall'attività che fa online. Va benissimo, non è una cosa criticabile, ripeto, è una scelta, però va preso atto che è una scelta che ti condiziona. Nel momento in cui hai un interesse economico, quello ti guida, ti condiziona, condiziona la tua libertà di esprimerti, cosa che noi fortunatamente non abbiamo. Noi facciamo le nostre cose, facciamo le nostre attività per dovere civico, non per interesse. Nel momento in cui entra in campo l'interesse e il denaro, questa cosa viene inevitabilmente inquinata ed ecco allora che si cerca di dare un colpo al cerchio, una alla botte, che è un grave problema. Noi lo diciamo mh, spesso quando parliamo di Crepaldi, ora lo diciamo direttamente a Crepaldi, tu parli a una grande platea di giovani, diversamente da noi, noi non riusciamo ad attaccare, ad, ad, ad agguantare l'audience giovane, tu sì. E stai facendo dei danni molto gravi con questo tuo navigare a mezza via perché non, non trasmette ai giovani la realtà delle cose, cioè quello che è in atto una guerra eh, tra chi intende criminalizzare al massimo possibile un genere solo, quello maschile, vittimizzando eh, il genere femminile, il che è ingiusto nei confronti di entrambi. Perché non è vera una cosa che le donne sono tutte vittime, non è vera neanche l'altra. È vera un'altra cosa, un'altra realtà che dovremmo, dovremmo cercare di comunicare. Noi proviamo alla nostra audience, tu hai la tua audience verso cui sei responsabile, che è appunto quella dei giovani. Questo tipo di comunicazione come quella che hai fatto sul cat calling è pericolosa, dannosa e sbagliata. Con questo noi terminiamo questo lungo video. Speriamo di aver messo una pietra tombale definitiva sul discorso del cat calling. Per le altre cose ci vedremo successivamente. Ciao!